Assessore, giusto per quanto riguarda il terzo settore, avete finanziato con 3 milioni circa dei progetti, lei ha detto progetti molto qualitativi. Sì, molto innovativi e poi quello che a me piace sempre richiamare, ed è il motivo un po' per cui oggi ci vediamo, è il fatto che sono aumentati i progetti e gli enti coinvolti. Quindi la Regione Lombardia ha saputo supportare e essere un po' da volano dello sviluppo del terzo settore nel nostro territorio. Ci sono più progetti, più bisogni intercettati, più risposte. Oggi è un momento di confronto, di approfondimento, di verifica. L'anno scorso ci siamo detti vogliamo fare meglio e ci siamo riusciti. Siamo passati da 117 a 156 progetti e da 700 enti coinvolti a oltre 1000, 1072 se non ricordo male. E oggi vuole essere un po' un momento ritagliando per capire insieme alle associazioni e agli enti del terzo settore come fare meglio anche l'anno prossimo. Presentiamo alcune buone pratiche, alcuni progetti innovativi che in particolare si sono occupati e si occupano di bisogni che sono particolarmente rilevanti e che possono essere da stimolo ad altri per fare meglio e seguire quello che questi hanno fatto. Quindi si va dal contrasto alla violenza sulle donne alla Guardi, c'è un tutela dei progetto molto bello, fragili. assolutamente, c'è un progetto molto bello dell'Unione Italiana Ciechi Provvidenti che si occupa di contrastare la violenza sui disabili. Abbiamo il banco farmaceutico che intercetta un segmento di bisogno davvero molto importante. C'è una bellissima realtà, Casa Amica Onlus, che è inserita all'interno del circuito Casa Lontano da Casa, che vuol dire sono queste residenze che ospitano i pazienti che vengono in Lombardia a farsi curare e anche i parenti dei pazienti che vengono, perché noi sappiamo che la regione Lombardia è quella più attrattiva dal punto di vista del turismo sanitario, molti vengono in Lombardia a curarsi, ma molto spesso non hanno purtroppo i soldi e sono in condizioni di bisogno anche rispetto all'alloggio o altri tipi di necessità. Ecco, noi abbiamo un terzo settore molto importante che cerchiamo di aiutare, che anche in questo senso dà delle risposte. Allora, per finire, ricordiamo la delibera proprio sui disabili sensoriali approvata l'altro Allora, giorno. guarda, questa è una cosa che ci dà molto orgoglio perché si occupa e riguarda l'inclusione scolastica, è un compito che è stato trasferito dalle province alle regioni. Da quest'anno in forma sperimentale abbiamo attenzione, iniziano i programmi di inserimento di attenzione e inclusione scolastica anche nella fascia dell'asilo nido, questo permette di agire prima e quindi anche di favorire questo tipo di servizi, di attività e che col crescere diventa sicuramente più efficiente perché prima si parte e meglio è. Il bambino fin da subito è abituato a interagire con l'assistente e quindi vive tutto in maniera più naturale. Scopro bisogni e risposte nuove, sempre diverse, sempre interessanti, spesso ma non sempre puntuali ai bisogni che il nostro territorio ha. E quello che devo fare io, che fare Lombardia, è mettere tutti nelle condizioni di fare un po' più, di fare meglio. E quest'anno, con le progettualità che la direzione che ha valutato e premiato, posso dire con una certa soddisfazione che in buona parte ci siamo riusciti. Sia sul banco dello spreco di contratto sperimentale, ma del volontariato, io dico, a me non interessa che aumentino i fondi, anche se poi la politica in un momento di tagli, di risorse scarse, deve stare attenta anche a quello. A me piace e interessa che ci siano più progetti, che ci siano più enti coinvolti, che Regione Lombardia cresca a livello di sistema, nel fare rete, nel capire che spesso non c'è solo una risposta, ma che intercettando un bisogno si intercettano più bisogni, magari nuovi. Io penso anche ai temi della disabilità, dell'autismo, che sono molto dinamici da questo punto di vista. Vedo alcuni direttori di ASP, ma anche di ALL, la parte di welfare legata alla casa, se devo dare altre risposte, penso ai lavoratori sociali, che a Milano, ma anche a Zingonia, in modo particolare, a Bergamo, hanno bisogno di questi interventi. Allora, vedere che nel 2018 sono stati presentati 119 progetti, di cui 76 finanziati, e che nel 2019, poi c'è anche una riflessione sugli importi, però i progetti sono diventati 156 quelli presentati, quindi più progetti presentati, 114 quelli approvati, che vuol dire quasi il doppio, che da 713 enti siamo passati a 1072. Vuol dire che i bisogni crescono. Non a caso questo tema dell'autismo, in particolare sulla disabilità, perché è nuova, perché numericamente è significativa. Ma dall'altra è bello il fatto che la Regione Lombardia dia e sappia dare risposte sempre più adeguate. Grazie al pubblico, in particolare attraverso questa progettualità e questi bandi, e tante volte senza il pubblico. E questo è un altro tema di riflessione. Insomma, noi cerchiamo di non essere di intralcio, anche se ogni tanto le regole servono. E allora, e vado veramente alla conclusione, l'importante
l'incontro di oggi serve a noi per avere un ritorno, per capire anche rispetto ai criteri dell'anno prossimo se e come possiamo migliorare. Io potrei dire anche con orgoglio l'abbiamo fatto, perché sono aumentati i progetti, sono aumentati gli enti, però forse possiamo fare ancora meglio, soprattutto anche conoscendovi e conoscendoci, capire se insieme, magari con gli stimoli che partono da oggi, si possa intercettare ancora qualcosa e fare ancora di più insieme e anche meglio. E quello che a volte capita, potrei fare anche degli esempi puntuali e concreti, ma non voglio farlo, è che alcuni di voi non conoscevano o non conoscono la possibilità di contributi da parte di Regione Lombardia, che non sono, diciamo così, indispensabili, ma che spesso possono aiutare a voi, ma anche a noi, a crescere, a fare qualcosa di più, a fare qualcosa di meglio. E io penso, così non cito nessuno di presenti, davvero delle conclusioni con l'Aspi di Pavia. Con l'Aspi di Pavia abbiamo iniziato una riflessione che va sul contrasto per quello alimentare, per quello delle eccellenze, all'attenzione per gli anziani anche rispetto alla dieta, e anche davvero a un'attenzione in generale a alcune fragilità che sono legate alla famiglia di altri. Tratto di un incontro come questo, poi lì c'è l'università, c'è l'Inps, quindi sono anche fortunati rispetto a una provincia che soffre molto, abbiamo indicatori molto preoccupanti su Pavia, questa oggi è la provincia più facile di Milano, però ha iniziato un percorso anche in modo, se vogliamo, informale, che adesso stiamo portando avanti. Ecco, a noi piacerebbe e piace che da oggi, dagli stimoli che raccoglieremo, dalle storie che raccontate e che viene ogni giorno, ci possano essere ulteriori progetti, ulteriori iniziative, ulteriori idee e davvero ulteriori risposte a bisogni che nonostante tutto il nostro territorio. Abbiamo cercato di comprendere un po' tutti i settori e gli ambiti, abbiamo dato attenzione non solo alla provincia di Milano, che spesso è un po', diciamo così, monopolizzante, ma magari c'è un bel progetto sul tema del recupero delle eccellenze di Cremona, che assolutamente raccogliamo con piacere, c'è il tema delle donne, c'è il tema della violenza sui disabili, un altro aspetto molto importante su cui vale la pena di riflettere tutti insieme, quindi davvero per me è una bella giornata, perché in realtà e qui stravolgo un po' l'inizio del mio intervento, raccogliamo sì quello che abbiamo fatto insieme, ma lo raccogliamo per andare avanti, per fare ancora